Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per continuare il nostro viaggio all'interno del Meglio del Topo. Come saprete, all'interno della nostra saga del Meglio del Topo trattiamo volumi che escono a cadenza settimanale, mensile, bimestrale, comunque volumi che escono con una cadenza regolare. Oggi voglio fare un'eccezione perché ho qui con me un volume di Double Duck, al cui interno ha ben sette missioni, tra cui due saghe che vi farò vedere tra poco. Il motivo per cui ho scelto questo volume per questo episodio del topo della settimana è sia perché mi pare un ottimo modo per recuperare un personaggio importante come Double Duck in vista della storia che esce tra poco. E sia perché è uno dei miei numeri preferiti, è una delle mie edizioni preferite, dal momento che anche Double Duck è uno dei miei personaggi preferiti all'interno dell'universo di Topolino. E all'interno di questo volume sono presenti queste sette missioni molto molto importanti per la storia del nostro personaggio. Una su tutte, Double Duck, nemico pubblico, agente zero. Vedere le storie, eccole qui. Abbiamo Hong Island, uscito Topolino numero 2855, 17 agosto 2010, L'uovo di Rio numero 2878, 25 gennaio 2011, che ha incastrato Double Duck numero 2871 del 7 dicembre 2010, saga di Double Duck Agente Zero con Nemico Pubblico, Il Segreto di Kai Ke e il Progetto Hazard, usciti nei numeri dal 2919 al 2921, l'8, 15 e 22 novembre 2011. Abbiamo poi la saga di La macchina delle nuvole, primo, secondo, terzo, quarto episodio, usciti nei numeri 2936, 37, 38 e 39, il 6, 13, 20 e 27 marzo 2012. Andiamo avanti con Il convitato di gesso, numero 2924, 13 dicembre 2011, e Calcio d'inizio, numero 2999, del 21 maggio 2013. Queste sono le sette missioni che il nostro Paperino in versione spia affronta in questo volume. Chiaramente non sono inediti, ma hanno un'importanza fondamentale per questo motivo per la storia di Double Duck. E appunto spero e vi auguro e vi consiglio di recuperare questo bellissimo volume, tra l'altro con copertina riflettente, la figura di Double Duck e la scritta Double Duck hanno un rilievo fatta veramente bene. E come vi dicevo, in vista della nuova saga di Double Duck cortocircuito, recuperare queste storie e fare un attimo un recap di quello che è la storia della nostra spia potrebbe essere utile quanto piacevole. Direi che il video può dirsi concluso. Come sempre vi rimando ai prossimi appuntamenti. Domani 9 gennaio vedrete l'episodio del topo della settimana, come di consueto, e tra una settimana direi di avere in programma qualche altro video, direi di avere in programma un altro video per il meglio del topo. Detto ciò, il video ora è concluso, come sempre mi auguro che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, come sempre. Vi auguro una buona giornata, una buona serata.